Lampedusa. Prima di parlare con i nostri ospiti e con il nostro popolo, io vorrei un aggiornamento da un nostro corrispondente che ringrazio perché in questo momento dovrebbe essere a Strasburgo, anche se si occupa della RAI proprio a Bruxelles. Donato Bendicenti, ci sei? Grazie Donato, grazie per essere qui. Il terrorista è morto, ci aggiorni su questa vicenda? Sì, intanto vi racconto perché sono a Strasburgo, perché domani mattina ci sarà il dibattito con Ursula von der Leyen e Charles Michel, cioè le massime autorità istituzionali europee, proprio per discutere, perché tutto si tiene, ovviamente, di quello che sta succedendo in Medio Oriente e ovviamente ci sarà spazio anche per parlare di quello che è successo in Belgio, 14 ore di terrore da quando ieri sera alle 19.15 Abd Salem Lassoued, di 45 anni, tunisino, come tu dicevi giustamente, nel 2011 era sbarcato a Lampedusa, poi in carcere in Svezia, poi in attesa di regolarizzazione, che non è mai arrivata in Belgio, ha aperto il fuoco su due persone, anzi tre innocenti, due sono morti, due cittadini svedesi, un altro è ricoverato in gravi condizioni in uno degli ospedali di Bruxelles. Poi stamattina c'è stato l'esito, dopo appunto una notte in cui Bruxelles si è ricordata di quel marzo del 2016 in cui più di 30 persone avevano perso la vita negli attentati appunto di matrice terroristica islamista. Poi stamattina appunto quest'uomo ha preso il caffè in un bar vicino a casa sua, c'è stata una segnalazione da parte di un testimone, è arrivata la polizia, il conflitto a fuoco, prima sembrava fosse in rianimazione, poi intorno alle 10:30 si è capito che era morto e il presidente del Consiglio belga De Croo, anche in modo simbolico, ha abbassato il livello di sicurezza in Belgio, che fino a poche ore fa era al massimo livello di allerta, al quarto, adesso è sceso al terzo, proprio per rassicurare la popolazione, dicendo che comunque si è trattata dell'azione di un lupo solitario. Però non c'è dubbio che l'impatto anche emotivo di questa vicenda sia stato fortissimo. Grazie, grazie Donato, buon lavoro.